solo per farlo. Ma non è allora, faccio subito una missione di colpa. Quando oggi ho chiuso il file dell'analisi, mi sono chiesto a un certo punto perché mi fossi dilungato su un argomento. Ho detto, ma cosa c'entra? Poi mi sono ricordato, ha un senso, quindi quello che voglio dirvi penso che abbia un senso alla fine dei commenti. Il perdono cambia la storia, la mia storia e la storia del mondo intero, a dirla tutta. Per entrare con un po' di coscienza all'interno di questo tema, abbiamo bisogno di tre premesse che troverete in modo esteso e che io vado solo a guardare un po' così, in volata. Le tre premesse sono una premessa artistica, una premessa spirituale e finalmente una premessa filosofica. Così almeno andiamo sul campo specifico del sottoscritto. La premessa artistica, ovvero il barocco, la premessa spirituale, ovvero la pietà, la premessa filosofica, ovvero il perdono. E poi, con questo pacchetto di tre premesse, potremo entrare con più coscienza all'interno dell'opera Remember Not What Our Offenses di Purcell. Premessa artistica, il barocco. Intanto dobbiamo dirci una cosa, che il barocco è la perfetta rappresentazione, in ogni sua forma artistica, è la perfetta rappresentazione di quello che normalmente si chiama fenomeno della controriforma o della riforma cattolica. Controriforma, per una precisione storica, viene prima la riforma protestante a capo di Lutero e in risposta arriverà la controriforma cattolica. Poi, a ben guardare, la controriforma che si esprime in modo compiuto con il Concilio di Trento, considerate dico in modo compiuto perché dopo il Concilio di Trento di fatto non abbiamo bisogno di altre grandi celebrazioni sinodali della Chiesa Universale così capaci di riformare fino al Vaticano II, quindi insomma, forse valutare come controriforma quel fenomeno è anche un po' poco, fosse stata solo una controriforma, probabilmente gli effetti e la capacità teologica e anche dogmatica espressa nel Concilio di Trento sarebbero durati un po' di meno. Nel Concilio di Trento c'è più che una risposta alla riforma protestante, c'è una vera e propria riforma della Chiesa Cattolica. Ecco, il barocco, benché arrivi di per sé appena dopo, è la piena espressione artistica di quello che viene detto nel Concilio di Trento, ma anche e soprattutto del sentire. E questo dobbiamo dircelo da subito, perché il barocco è tanto pensiero, c'è un'ingegnosità, un'intelligenza, pensate già soltanto il Bernini, per citarne uno su tutti, dei grandi architetti o per giocare in casa, pensate a Guarino Guarini, Filippo Juvarna, insomma, parliamo di grandi nomi, Caravaggio, quanto ingegno c'è in quell'arte, eppure c'è tanto sentire. Per cui nel barocco troveremo sì la traduzione di ciò che la normativa della controriforma prevede, ma troveremo anche e soprattutto l'espressione del sentire comune, all'interno della riforma e di quello che porta un po' nella pancia delle persone. Intanto va detto così che tutto quello che la riforma mette un po' al bando, la controriforma lo amplifica. A noi sembra quasi una lotta anche un po' sciocca, no? Cioè tu dici A e io dirò B e vediamo chi grida di più, no? In tante cose. Ma la realtà è che l'evangelizzazione all'epoca non era fatta da grandi catechesi, da grandi pensieri, non è che ci fosse una scolarizzazione così ampia da poter spiegare la differenza tra i protestanti e i cattolici. La differenza doveva essere evidente, detto in malo modo. Non doveva assolutamente capitare che tu ti sbagliassi a finire la domenica in una chiesa protestante, doveva essere sicuro di entrare in una chiesa cattolica. Ora, non è che potevo spiegarti e leggerti il Concilio di Trento, dovevo rappresentarti visivamente una grande differenza. Allora, è chiaro che tra l'espressione architettonica dei protestanti e l'espressione della Chiesa Cattolica passerà un abisso totale a livello iconografico. Per questo vi dico, c'è tanto del pensiero, ma c'è anche tanto della pancia di quella che è la controriforma.
L'essenza di questo nuovo stile, in ogni sua forma, è il meraviglioso. La meraviglia è ciò che risponde alle esigenze del barocco, o meglio, il barocco è ciò che risponde alle esigenze della meraviglia. Meraviglia che ha una triplice rappresentazione: la maestosità, che è la maestosità della verità cattolica, la bellezza stupefacente, che è sempre capacità di prendere un dato umano, quotidiano, ma di trasportarlo in una dimensione ulteriore. E poi il senso del calore, sì, perché l'arte barocca è molto calda in tutti i sensi, in parte perché ricopre tutte le superfici, quindi tende a dare più un senso avvolgente di calore, se pensate, rispetto al Rinascimento, ma in secondo luogo perché è molto empatica, effettivamente, i volti sono molto umani. Rispetto al Rinascimento, che idealizza molto i volti dei santi, ad esempio, l'arte barocca umanizza tantissimo i santi. I costumi con cui vengono rappresentati sono fortemente inculturati, sono costumi d'epoca barocca. Chi entra nella chiesa entra nel luogo non dell'ordinario, ma dello straordinario. Se prima l'arte serviva per rappresentare la verità cattolica, in questo caso risponde all'eresia protestante e quindi alza la voce, alza la parte degli strumenti che mette a suo vantaggio. Se c'è un linguaggio che viene particolarmente utilizzato all'interno dell'arte barocca è quello dell'ottica. L'ottica diventa il primo veicolo attraverso il quale si rappresenta la verità. L'ottica vuol dire l'uso sapientissimo e grandioso di luci e ombre. Abbiamo citato Caravaggio, che è il maestro di tutto questo, ma indubbiamente Rembrandt, altro autore barocco, è un altro che sa molto bene cosa vuol dire predicare attraverso l'uso sapiente di luci e ombre. Luci e ombre sono certamente dei referenti teologici immensi, no? Pensate il prologo di Giovanni: la luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Da sempre luce e tenebre sono due concetti molto alti, ma è anche vero che sono due concetti molto umani. Ciascuno di noi ha le proprie ombre, ha le cose che vuol tenere in ombra, a ciò che dovrebbe mettere in luce. Luce e ombra dunque sono uno strumento prediletto per uno stile artistico come il barocco, che vuole sì dire la verità, ma vuole anche raccontarla attraverso i sentimenti. Lo stesso schema lo si può ritrovare nella vibrazione del canto nella musica barocca, tardo rinascimentale e barocca. Lì si segnerà una bella differenza, perché lo stile protestante avrà come cavallo di battaglia l'utilizzo dei grandi corali. Pensate, però, dobbiamo un po' dirci che il pensiero va fino a un certo punto, però il grande Salterio Ginevrino, che noi cantiamo ad esempio attraverso canti che sono lodate Dio, quanta sete nel mio cuore, è un libro di inni. Il popolo di Dio aveva, non esisteva più tanto la scuola, ma il popolo di Dio aveva davanti il libro dei canti ed era chiamato a partecipare, a cantare attraverso gli inni. Poi anche lì ci sarà una bella fioritura, ecco perché Gutenberg, insomma, farà tutto il suo lavoro, il grande Bach anche farà tutta la sua parte al riguardo. Però l'ideale è un po' questo: un inno, una sola voce. Non è detto, può essere in armonia, ma inteso una sola voce di tutta l'assemblea, un solo grande strumento, la grande fioritura degli organi all'interno delle chiese protestanti, un grande accompagnamento per realizzare un'unica grande corale all'interno dell'assemblea. Come risponderà la Chiesa Cattolica a tutto questo? Da una parte tenendo il gregoriano e dall'altra volendo rappresentare quello che era la Chiesa Cattolica, non tanto una voce sola, che era un po' risonanza dell'intimismo protestante. Il protestantesimo ha più un'idea intimistica della santificazione personale, no? Quindi una voce, un'anima. Invece dall'altra parte la grande coralità della Chiesa, e quindi esploderà anche grazie a due grandi interventi, che sono quello di San Filippo Neri e quello di Pierluigi da Palestrina, esploderà attraverso le grandi composizioni polifoniche e contrappuntistiche. Poi dico loro il grande intervento perché Trento era pronto a segare le gambe a tutta la polifonia a vantaggio del solo gregoriano. Poi l'intervento di questi due: da una parte l'intervento teologico di Filippo Neri, dall'altra l'intervento artistico di Palestrina. Insomma, sentita una messa di Palestrina, il Papa ha detto: ma insomma, prima di buttare via tutto questo magari ci pensiamo ancora un attimino. E così
hanno fatto un passo indietro, perché la polifonia era anche utilizzata dai protestanti. Allora, come dire, non utilizzavano più il gregoriano, noi utilizziamo solo quello, loro usano solo l'altro. Una storia anche dolorosa di grandi separazioni, perché se da subito ci fossimo parlati un po' di più, magari dall'una e dall'altra parte ci si arricchiva, ma fortunatamente poi ad un certo punto sboccia il movimento ecumenico e qualcosa abbiamo imparato gli uni dagli altri e continuiamo a imparare. Premessa artistica. Premessa spirituale, la pietà. La spiritualità della Controriforma ha un tono particolarmente attivista. C'è il grande boom di tutte le confraternite, ogni confraternita al suo stendardo, le sue divise, le sue processioni, le sue chiese, le sue confraternite. Insomma, c'è un'esplosione di manifestazioni pubbliche, ma non liturgiche, più di tipo pietistico. La pietà è proprio il sentimento interiore più profondo, ma anche dolce. Per i pietisti il protestantesimo era troppo freddo, dogmatico, formale e non dava abbastanza importanza all'esperienza interiore. Questo non annulla quello che ci siamo detti prima. Ciascuno, secondo insomma, specialmente il calvinismo, è responsabile del proprio cammino, a prescindere. Però questo cammino deve essere oggettivamente modellato sull'Evangelo. Tutto quello che sono dei grandi sentimenti, grandi emozioni interiori, non ce ne frega un granché. Sta di fatto che tu singolo devi adeguarti all'Evangelo di Gesù Cristo. Questo di fatto è un po' l'ideale della santità. Allora i pietisti cosa fanno? Dicono: no, però, tutta la parte di sentimenti, quella sì che conta. Non è che puoi buttarmela via pensando che il Vangelo basti o che uno possa incarnare il Vangelo senza interpretarlo. Così, sapete, sola scrittura, quindi nessuna interpretazione, neanche intimistica. La fede doveva essere per i pietisti vissuta con il cuore, con un sentimento, e la religiosità doveva essere un'esperienza comunque personale di ciascuno. Questo prenderà il là in modo quasi incontrollato, a dire il vero. San Francesco di Sales, per descrivere la pietà, la descrive così: la devozione è una sorta di agilità e vivacità spirituale per mezzo della quale la carità agisce in noi, o se vogliamo, noi agiamo per mezzo sua, con prontezza e affetto. Questo dice San Francesco di Sales nella sua Introduzione alla vita devota. La devozione è quello che ti permette di vivere personalmente la carità, l'amore, con prontezza e affetto. Questa parola di calore che si traduce anche nell'architettura non è da dimenticare. Certo, va detto che questo spettacolo della devozione vive di una tensione, la tensione tra due elementi, l'illustrazione del dogma e il sostegno alla devozione. Per fare il parallelo, illustrazione del dogma, pensate alle chiese barocche, dal barocco in avanti, centralità fortissima del tabernacolo, che però si traduce facilmente nel raccoglimento adorante, personale. L'imponenza dell'altare, che però va più che altro a tradursi non tanto nella sua posizione all'interno della liturgia, ma nel fatto che io entro in chiesa identificandomi quasi nel tipico pellegrino medievale, che all'epoca si faceva a piedi da Roma a Santiago di Compostela. Io entro in chiesa, me lo faccio bastare, quell'altare così monumentale è il mio punto d'arrivo, un pellegrinaggio personale. La regalità della Chiesa cattolica rappresentata nelle grandi cattedre che vengono realizzate nelle cattedrali, pensate anche solo il monumento, l'altare alla cattedra di San Pietro, che però si traduce non tanto nell'invito allo studio del magistero, mettiamola così, ma in un'obbedienza che è vissuta come una totale sottomissione. E poi l'importanza della venerazione dei santi, tutti gli altari laterali delle chiese barocche, ognuno dedicato a un santo, ma che diventano in verità la ricerca miracolistica dell'individuo. Questa tensione tra i due poli è tutta sproporzionata sul sostegno alla devozione. Perché? Perché manca la formazione per comprendere e leggere l'illustrazione del dogma. Quindi io in verità non è che se vedo il tabernacolo centrale penso a cosa mi dice del dogma dell'Eucaristia il Concilio di Trento. No, penso che l'hanno messo lì perché io devo stare in ginocchio, farmi beatamente gli affari miei, scusate, semplifico, beatamente gli affari miei anche durante la celebrazione, perché lì hai uno snuo, come direbbe il Concilio di Trento, e quindi io sto in ginocchio, in silenzio, dico, sciolino le mie preghiere e andrà benissimo così. Così ho demolito un po' in verità la Controriforma, però insomma in verità ha portato i suoi frutti, ci sono voluti 500, 400 anni, insomma, ce l'abbiamo fatta.
Devo darvi altre due note sulla pietà, perché questo sentimento che viaggia un po' all'interno si traduce in due altri spettacoli, oltre a quello della devozione, che sono tutte e due un po' tragici e uno addirittura macabro. Uno è lo spettacolo della pena. C'è una spettacolarizzazione della pena. Dostoevskij, che scrive di fatto un secolo dopo la fine del barocco, perché siamo nella metà, fine 800, però ci presenta in modo ottimale qual è l'effetto di un periodo così. Non conoscono la pietà, ecco cosa porterà però, non conoscono la pietà, conoscono solo la giustizia e per questo sono ingiusti. Perché? Qual era il dubbio? Per spronare alla pietà, cioè questo assenso personale e sentimentale alla verità a cui mi devo convertire, come faccio, visto che questi non capiscono un H? Faccio paura. C'è chi leggerebbe grandi fenomeni sociali oggi riguardo a questo, però cosa faccio? Faccio paura. E quindi comincio a rappresentare con una certa continuità l'inferno, ma più che tutto il purgatorio. E mi muoverò a predicare sul purgatorio. Tra parentesi, qua ci siamo cascati in pieno, perché qualcuno nella riforma ci aveva proprio richiamati a non esagerare troppo su questo tema dell'indulgenza del purgatorio, ma noi, in barba a questo richiamo e pensando che chi parla dica tutto sbagliato, con l'acqua sporca abbiamo buttato anche il bambino e ci siamo dimenticati di questo richiamo che aveva tutto il suo senso e la sua verità. La spinta intimistica pietista trova sprone nel timore, che assume persino le fosche tinte del terrore. La prospettiva del giudizio si confonde con la prospettiva della pena. Guardate come è lontana la radice che ci fa scambiare il sacramento della penitenza e il termine penitenza con la pena. Perché noi associamo la penitenza a una pena? Per questo. Perché abbiamo spettacolarizzato la pena. Questo spettacolarizzare dura a lungo, dura ben due secoli e dura con le pene capitali. Il patibolo era un monumento, c'era un cerimoniale delle pene capitali. Le pene capitali, in verità, in quei due secoli in cui si inneggia anche alla libertà, libertà, egalità e fraternità, però, e sono anche quelli che poi portano al terrore, diventa un grande monumento con delle grandi liturgie laiche. Troverete poi una descrizione di come funzionava. Per carità, sarà occasione di santificazione per alcuni, perché il grande padre dei nostri santi, il Capasso, si è santificato accompagnando al patibolo, al rondo della forca, appunto, i condannati a morte, però insomma, a vederla bene. Eppure, sapete, si pagava il biglietto per vedere l'esecuzione. E se il boia non riusciva, vi do questo accenno macabro, se il boia non riusciva a colpire bene, il popolo presente si indignava e protestava contro il boia che rischiava di essere licenziato e condannato a sua volta. C'era questo spettacolo della pena. E poi pensate, questo tema del purgatorio, no? La pratica penitenziale dell'elemosina sacra, in tutta la Chiesa fin dalle sue origini, diventerà una pratica penitenziale che servirà a scontare la pena del purgatorio. Facevo elemosina per un'anima per scontarmi il purgatorio. Non è così lontano da noi pensare questo, Pensare... faccio dire una messa e quindi offro, faccio un'offerta per una messa così da scontare, come se il purgatorio fosse una specie di carcere quantificato in anni per cui poi io vado a scontarlo. Non è quello il senso, chiaramente, né dell'elemosina e neanche delle messe di suffragio. Vogliamo peggiorare? C'è lo spettacolo della morte. Perché se tutto il barocco è un grande spettacolo del teatro del mondo per rappresentare la vita, la religiosità, certo non può rimanere fuori quel grande punto, quella grande domanda irrisolta da tempo immemore dell'umanità e che neanche la rivelazione ha tolto dalla sua tragicità, che è la domanda sulla morte. Lì basti pensare ai grandi catafalchi, ad esempio, alle grandi liturgie funebri, addirittura dopo il Concilio di Trento, alla definizione di più gradi di messa per morto. Insomma, cioè siamo la memoria per alcuni, almeno da racconti, da voce a voce, rimane ancora, no? E quindi più apparato, messa più valida, mettiamola così, quindi più indulgenza guadagnata, meno anni di purgatorio. Cioè, potevi fare quasi le
somme. Questa spettacolarizzazione della morte porta a questi catafalchi che non sono più tanto dei monumenti funebri, sono dei monumenti della meraviglia addirittura della morte. Tu ne vedi alcuni, sono delle meraviglie scultoree, sono meravigliosi, bellissimi. E questo porterà di fatto a raccogliersi in modo quasi strano attorno a qualcosa che dici di una festa, perché quell'apparato era, al di là del nero, era comunque festoso, era ricco di oro, era ricco di argento, per cui si perde un po' la partecipazione al dolore. Quasi questo spettacolo, a insistere sul registro dello spettacolo, il barocco porterà a non avere più una chiara concezione di cosa sia il dolore e il necessario silenzio. Perdonate questa premessa artistica, ma è utile perché dobbiamo ricordarci che Parsel è un autore barocco. E quindi in lui viene subito di scrivere, ci sono tutte queste sfumature di continua tensione tra la verità e l'emotività, un'emotività che era capace di rendere spettacolo persino la dimensione più tragica dell'esistenza. E lo assaporiamo in un brano che parla della necessità di perdono, dunque della fuga da una condanna di fatto. Premessa filosofica, sulla quale giuro di non sembrare troppo palloso o difficile. Non esistono uomini perfetti, esistono solo uomini da perdonare. Questa è una frase che Sergio Di Benedetto, che è un regista di teatro, ha messo in bocca a Rembrandt nella sua opera teatrale, Rembrandt. Quindi noi, per addentrarci, rimaniamo un attimino con questa icona di fianco che viene sempre utile. La comprensione del dramma del perdono è legata a una categoria filosoficamente rilevante, che è la categoria della memoria. È una categoria rilevante, specialmente per noi, quindi noi adesso facciamo, come si dice, no? Una riflessione ex post, perché noi riflettiamo su questo tema con delle categorie che abbiamo noi e che Parsel non aveva, e che il barocco non aveva. Perché la grande riflessione sulla memoria e sul perdono è una riflessione che abita completamente la seconda metà del Novecento, per ovvi motivi, perché la Seconda Guerra Mondiale e anche la prima ci hanno fatto vedere le cose più orrende di cui è capace l'uomo. Allora ci si chiede come fare a non creare uno strappo nella storia, perché se crei uno strappo rischio poi di ripetere, se strappi via un pezzo. Come facciamo a ricostruire la storia dell'umanità per garantire un futuro? Serve un lavoro di memoria che debba arrivare addirittura alla capacità di perdono. Su questo tema ci sarà un grande dibattito bellissimo, ve lo assicuro, tra tre grandissimi filosofi del Novecento che dibatteranno lungo tutta l'Europa e che sono Jankelevich, Derrida e Paul Ricoeur. Sono loro tre firme grandiose che rifletteranno proprio sul tema del perdono. Noi prendiamo soltanto qualcosa, in verità, più di Ricoeur, perché gli altri due sono un po' meno attingibili, specialmente Jacques Derrida. Ma prima di tutto dobbiamo dirci questo, che cosa vuol dire memoria? Perché c'è un'ambiguità nel passato. Vi cito alcuni tratti del grande Memoria del bene e tentazione del male di Todorov. La commemorazione rituale non è solo di scarsa utilità per l'educazione della popolazione quando ci si limita a confermare nel passato l'immagine negativa degli altri o la propria immagine positiva. Essa contribuisce anche a sviare la nostra attenzione dalle urgenze presenti, procurandoci una buona coscienza con poca spesa. Bisogna evitare di cadere nella trappola del dovere di memoria, secondo le parole di Paul Ricoeur, e di attaccarsi il più possibile al lavoro di memoria. Se non si vuole che il passato ritorni, non basta recitarlo. Il passato può nutrire i nostri principi di azione nel presente, non per questo ci rivela il senso del presente. Lo vediamo tutto questo nella vicenda del figlio prodigo. Questo ragazzo ha piena coscienza del passato, ha preso coscienza del passato, allora ritornò in sé. E disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Questa confessione, questa presa di coscienza
è gravemente insufficiente, anche se poi c'è un'illusione, si alzò e andò e tornò da suo padre, dice il Vangelo. Il problema è che non si tratta di un ritorno al padre, ma di una andata verso il padrone, un padrone migliore di quello da cui si trovava. La memoria è ambigua perché il ricordo del peccato è ragione di confusione della sua stessa identità. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Non ha capito niente, quindi. Non basta la memoria del passato. La memoria da sola non riesce ad assicurare il futuro perché non riesce a liberare il passato. Senza liberare il passato non c'è futuro. Per questo motivo, Paul Ricoeur aggiunge una riflessione, la necessità dell'oblio per avere una memoria felice. Dice, noi scarteremmo lo spettro di una memoria che non dimenticasse niente, la riteniamo persino mostruosa, una memoria così. Tutto si gioca allora sulla possibilità di separare l'agente dalla sua azione. Il colpevole, reso capace di ricominciare, tale dovrebbe essere la figura di questo slegamento che comanda tutti gli altri. Il colpevole, reso capace di ricominciare. Questo è l'obiettivo della memoria. Tale dissociazione tra il peccato e il peccatore, per dirlo in termini cattolici, esprime un atto di fede. Un credito rivolto alle risorse di rigenerazione di sé. La formula di tale parola liberatrice, abbandonata alla nudità della sua enunciazione, potrebbe essere: tu vali molto di più delle tue azioni. Quindi qual è il lavoro dell'oblio? Dimenticarsi delle tue azioni per non dimenticarsi di te, che è più importante. Questa è l'impazienza di futuro che ha il padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò e poi disse ai servi: presto, presto. L'impazienza di futuro è tenuta in piedi dalla possibilità di oblio, di dimenticare. Dimenticare che cosa? Il suo errore, perché altrimenti rischieresti in nome di quell'errore di dimenticarti di tuo figlio. E solo così è possibile una memoria felice, che non vuol dire la memoria degli scemi, vuol dire una memoria capace di futuro. La bontà della memoria e la sua possibilità di felicità consiste nella sua capacità di dimenticare. Diciamocelo sinceramente. Forse anche le famiglie troverebbero un po' più di felicità se fossero capaci ogni tanto di un po' di oblio, perché se no non c'è possibilità di futuro. Andiamo finalmente al nostro brano. E così andiamo a chiudere per poi ascoltare. Come sempre, non vi assicuriamo niente, perché per noi 2 settimane da quando dobbiamo eseguire un canto sono un tempo che è approssimabile all'infinito di prove, quindi però siamo a buon punto, direi. Il testo recita così: non ricordarti, Signore, delle nostre colpe, non ricordarti delle colpe dei nostri avi, e non vendicarti nemmeno dei nostri peccati, ma risparmiaci, o buon Signore. Risparmia al tuo popolo che tu stesso hai redento con il tuo preziosissimo sangue e non essere adirato con noi per sempre. Risparmiaci, o buon Signore. L'autore del testo, inglese, del testo che già c'è scritto in inglese, è Thomas Cranmer, arcivescovo di Canterbury, colui che si occupò della riforma anglicana. Compose il testo nel 1544 e noi nel Book of Common Prayer nel 1549. Il testo deriva in verità da 2 fonti, dalle litanie del rito di Salum, cioè quello che era stato creato ancora nella comunione cattolica nel 1078 dal vescovo di Salisbury, e poi da una litania tedesca, fuso insieme con una litania tedesca composta dallo stesso Martin Lutero. Parsel compose questo inno tra il 79 e l'82, è un brano che di per sé nasce per coro a cappella, 5 voci, c'è anche di per sé un leggero accompagnamento d'organo, e è proprio probabile spingerlo più tra il 79 e l'80, perché lui dall'81 comincerà a comporre con accompagnamenti di archi i suoi corali, che sono composto probabilmente tra il 79 e l'80. Un brano diviso di fatto in 3 sezioni, che sono, mi confondo. La prima molto breve, di 8 battute, che recita soltanto: Remember not Lord our offenses,
se non ricordate, il Signore delle nostre colpe, con la sua ripetizione. Poi inizia il secondo grande periodo, il più lungo, che va di fatto dal levare l'anticipo della battuta 8 fino alla chiusura sui primi due quarti di 29, e poi dal terzo quarto di 29 ad arrivare fino in fondo. La prima sezione è in omoritmia, quindi le voci viaggiano insieme, la seconda è scritta per imitazione, cioè viene proposto un tema e gli altri su altre note in armonia e soprattutto su altri tempi da cui il contrappunto vanno a rispondere eseguendola nello stesso modo di fatto, e poi si ritorna di nuovo sull'omoritmia finale. Dovendo dare una lettura veloce del brano, potremmo dire così. Quella prima invocazione, non ricordarti, di qui il motivo del lavoro sulla memoria e sull'oblio, non ricordarti, Signore, delle nostre colpe. La ripetizione dell'invocazione, lo sentirete, aumenta di intensità per la scrittura armonica, si chiama incremento, che non ha bisogno di essere tradotto, e senso penitenziale di chi ricerchi il perdono, nella continua tensione tra la fuga e il ritorno. Non è un movimento circolare, Noi tanto spesso abbiamo questa impressione rispetto al nostro accostarci alla penitenza, ma confesso sempre le stesse cose. Sì, ma non è vero, cambiano le situazioni, cambia la tua coscienza delle cose, si spera, cambia anche la tua fiducia nella grazia, cambia anche la tua speranza nel fatto di poter essere redento, si spera, se non serve a niente. Quindi non è un movimento circolare, ma un movimento a spirale, come dire, la base di tema è sempre la stessa, ma si prova in questo caso a vivere un ascenso, cioè a risalire verso il cielo di Dio. È difficile non riconoscersi sentimentalmente, ricordatevi questo sentimento barocco, in questa invocazione iniziale. 8 battute bastano già per sentirti in piena comunione con il brano, e questo, quindi, questo incremento che funziona bene, si dice che è anche un procedimento di pato poeia, cioè di così creazione di pathos all'interno della narrazione. La tensione armonica risuona particolarmente bassa nelle viscere di chi l'ascolta, ti senti un po' tremare da sotto, anche perché magari l'ha sbagliato, però ti senti un po' tremare da sotto. Da battuta 12 inizia questo movimento di imitazione, quindi il contrappunto che è scritto in questo modo. Se ve lo guardate, intanto la parola che viene musicata da battuta 8 a 12 è non ricordarti, tra parentesi perché non lo ripete, delle colpe dei nostri padri. Viene scritto questa imitazione, si dice, per vicinia, cioè le voci non viaggiano esattamente da soli. Il tema, Marvel Fences, viene lanciato dai contralti e tenori insieme, a cui rispondono immediatamente sopra i primi secondi insieme, vicinia, due per volta. Perché questo? Perché per grazia, persino il peccato è un'occasione di comunione. Cioè, non scoraggiarti in questa riflessione sul peccato, perché vicinia, non sei proprio da solo, sei l'unico peccatore sulla terra, viaggi con qualcuno, mentre prendi coscienza del tuo peccato, ricordati che la comunione dei santi non è la comunione di quelli che non peccano, è una comunione di peccatori che si lasceranno salvare in quel peccato. Oltre a questo, però, le voci sono cinque, quindi per vicinia sono contralti tenore, poi rispondono soprani primi e secondi, alla risposta di soprani primi e secondi intervengono i bassi, quindi una voce sola, che viaggia, si dice, per cromatismo, che quindi per mezzo tono in mezzo tono fa questa scala che con molta lentezza risale, dicendo un po' tutta la fatica e la tensione comunque della persona singola in questo cammino di presa di coscienza del proprio peccato. Il grande tratto da 17 a 29 è quello che procede per discese, il richiamo continuo è tutto in discesa, sentirete queste scale che vanno tutte in giù, si dice andamento per catabasi, cioè per discesa, si dice per catabasi per fare i figli, ma comunque catabasi vuol dire semplicemente discesa. Non vendicarti dei nostri peccati, ma risparmiaci, Signore, così viene rappresentato questo tema. La catabasi indica certamente, la catabasi c'è la discesa del penitente che si prostra a terra per domandare perdono, ma è anche vero che di riflesso rappresenta l'unica discesa per la quale abbia senso prostrarsi a terra.
Cioè, tu ha senso che ti prostri a terra e chiedi perdono perché qualcuno si è chinato dall'alto fino al punto più basso di te per venire a riprenderti. La catarsi non è tanto quella del penitente, dunque, ma anzitutto quella di Dio che spogliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. È Dio che si è inchinato. L'invocazione di salvezza dunque può risuonare non perché noi ci prostriamo particolarmente bene, ma perché Lui si è chinato oltre ogni misura. Questo cammino di contemplazione della misericordia di Dio che arriva fino alle nostre miserie è occasione di stupore, meraviglia, il sentimento tipico del barocco, e lo rappresentano bene tutte le modulazioni armoniche che troveremo qua sotto. Il brano partiva in La minore, scusate, non ve l'ho detto, so che ci tenevate particolarmente. Il brano partiva in La minore, troveremo degli armonici molto particolari, ad esempio, con tutta 25 arriveremo in Do minore, o dovremmo arrivare teoricamente in Do minore. Perché c'è questo stupore, questo cammino di misericordia ti presenta armonie di te, della tua vita, della vita del mondo, del senso della storia che tu non potevi neanche immaginare. È tutto il suo plus della grazia, questo, si spera, o la disgrazia di chi deve eseguire. Battute da 29 a 34, invece, risparmia questo popolo che tu stesso hai redento con il tuo preziosissimo sangue. Si torna qui, abbiamo finito con quelle voci che si frastagliano, si torna a camminare tutti insieme. L'omoritmia, si cammina insieme, compie il cammino del singolo, anche se questo singolo era familiarizzato anche nel peccato, in un cammino corale ed ecclesiale. Questo cammino è fatto anche di reciproca pazienza, perché l'unità non è mai uniformità nel corpo di Cristo, come testimonia quel ritardo sulla chiusura nella cadenza di 33. Se lo guardate, siamo in omoritmia, ma c'è un leggero ritardo lì. Leggero ritardo che è sopportabilissimo nel corpo mistico di Cristo e che ci porta poi a pronunciare insieme quella parola, doat, sangue, riferimento al sacrificio eucaristico. Il momento in cui uno solo ha offerto il sacrificio con cui riscatta tutti. Battute da 34 a 42, questa invocazione veramente di cuore, and be not angry with us forever, e non rimanere adirato con noi per sempre. C'è una ripetizione, quindi un doppio procedimento che marcia per dissonanze non preparate, quindi abbastanza improvvise. E anche con una citazione inclusiva, perché soprani primi a 38-40 ripetono la stessa cosa, non nelle parole, che avevano fatto a 20-22. E dunque c'è quel ricordare la ritualità ripetitiva della penitenza, ma anche la fatica della conversione. Ultimo, da 42-44, la grande cadenza finale, si dice il pleonasmo armonico, c'è un'esagerazione nella rappresentazione degli accordi armonici che andremo a fare o che dovremo fare, che racconta di tutta la ricchezza di un cammino nel quale riconoscere la nostra povertà è stata proprio l'occasione per trovare il nostro vero tesoro, che è la misericordia di Dio. Andremo a chiudere, grazie all'ultimo ritardo, dei soprani secondi, giusto? Con il loro do diesis andranno a chiudere il quadro. Iniziava in La minore, siamo sulla, nonostante un viaggio pieno di meraviglie, siamo sulla stessa tonalità d'origine, siamo sempre in La, ma e finiamo in maggiore. La redenzione è compiuta. La liturgia come teatro che racconta la verità, altrimenti inascoltabile, e che dà modo di rileggere e desiderare un cammino altrimenti insperabile. La santificazione degli affetti nella guarigione dei peccati. Ecco il palpito essenziale del perdono che è capace di cambiare la storia. Henry Parsons, remember not, Lord, our offenses.